Parola d'ordine continuità. Il Teramo Basket riparte dal lavoro svolto dallo staff tecnico composto da coach Piero Bianchi e dal suo vice Massimo Gramenzi. Saranno ancora loro a guidare i biancorossi nella prossima stagione con l'obiettivo di fare un ulteriore passo avanti dopo la salvezza raggiunta in anticipo nel campionato che sta tuttora vivendo le sue fasi conclusive e magari essere protagonisti anche nella post-season raggiungendo quei playoff solo sfiorati quest'anno. La società parte dunque con largo anticipo nel programmare il prossimo torneo. Già nelle prossime settimane sono attese novità nella costruzione del roster che può contare sui giocatori già sotto contratto. Salamina, La Gioia, Tomasello e Nolli. Ero già molto onorato di essere qui l'anno scorso in un anno cruciale per il basket a Teramo. A maggior ragione sono orgoglioso di essere qui quest'anno che c'è da completare il lavoro. Completare il lavoro nel senso di consolidarsi in questa categoria che è importante e provare a migliorare il risultato dell'anno scorso come nelle giuste e legittime aspirazioni di tutti noi. Io tengo a che Teramo a livello di lavoro tecnico abbia un'identità precisa. Per identità intendo un metodo di lavoro riconoscibile. Chi viene a Teramo, i giocatori che sceglieremo, dovranno sapere che vengono qui per lavorare, che qui si lavora molto seriamente, che ci si allena molto scrupolosamente, che tutti devono remare nella stessa direzione e con forza e che quindi non c'è spazio per chi non ha un livello alto di qualità morali oltre che tecniche e di professionalità. Quest'anno si parte con largo anticipo, insomma si inizia a costruire per tempo, l'anno scorso non era stato possibile, dunque questo già è un buon vantaggio rispetto alla passata stagione. Sì, considera che noi siamo qui a parlare già dall'anno prossimo, ma il campionato non è ancora finito, perché Napoli e Palestrina si stanno ancora giocando la finale proprio in questi giorni. E quindi deve essere un valore aggiunto il fatto di partire in anticipo e di mettersi a tavolino con tutto il tempo a disposizione per programmare al meglio le cose. Ripartiamo con molto entusiasmo, sono molto contento della riconferma da parte della società di poter lavorare ancora un altro anno con il fianco di Piero, con il quale tolti i primi periodi che chiaramente bisognava trovare l'affiatamento giusto, poi alla fine dell'anno siamo riusciti a creare proprio il giusto feeling, quindi speriamo di continuare a lavorare nella direzione giusta che è stata quella intrapresa quest'anno per obiettivi sempre più in alto, insomma.